Sei stato programmato per rimanere povero. Attenzione, questo non vale solo per te, ma vale per tantissime persone e anche per me. Quindi in questo video vedremo il perché sei stato programmato per rimanere povero, quali sono le cause e cosa puoi fare tu oggi per evitare tutto questo. E chi lo sa, magari guadagnare sempre di più è quello che ti meriti. Io sono Giusy Di Girolamo, trainer di autonomia finanziaria. In questo canale mi piace spiegare con termini semplici le questioni di finanza personale. Non è un segreto che tutto quello che riceviamo a livello conscio o inconscio ci porti a determinate situazioni nella vita. Nella realtà dei fatti, molto di quello che ci circonda ci porta a rimanere poveri. Dico poveri per dire un livello medio-basso, un livello che non ci identifica pienamente. Se hai già guardato altri miei video e ancora non l'hai fatto, puoi scaricare dal link in descrizione al video la mia guida sui soldi. Ti basta cliccare nel link in descrizione al video, inserire nome ed email e ti arriverà entro 5-10 minuti un'email con la guida. Il primo modo che ci porta a rimanere al nostro stesso livello e a non progredire è quello che abbiamo imparato a scuola. E soprattutto la scuola forma dei dipendenti, non forma imprenditori. Ti insegnano da fin quando sei piccolo che devi stare a certe regole per essere bravo o non hai determinate capacità definite da altri, allora non avrai successo nella vita e questo porta ad un determinato standard. Anch'io che ho studiato economia, posso dirti con assoluta tranquillità e sincerità, che ho studiato economia per diventare manager di un'azienda, manager di una banca, ma non per crearmi la mia impresa. Tutto questo è venuto dopo, in un momento successivo, ma io immaginavo che la massima aspirazione era diventare dipendente e non contemplavo nemmeno l'opzione di creare una mia attività. Con ciò non voglio togliere nulla a chi è dipendente, sono stata anch'io dipendente, non so che cosa farò nel mio futuro, ma è come se non si scegliesse, ma ti portano a pensare che è solo quella l'opzione. Il problema non è l'opzione di essere dipendente, ma il non avere diverse opzioni, non pensare che puoi fare altro. L'altro modo che ti porta ad essere programmato per rimanere in determinato status, è che a scuola non si parla di educazione finanziaria, si fa educazione civica, religione, latino, lingue, qualsiasi altra cosa, musica, adesso non mi vengono altre materie, non si studia educazione finanziaria e quello è la base per avere un approccio migliore con i soldi e per capire cosa fare con quello che hai e gestire al meglio i soldi che hai. Secondo me, tra le materie, dalle scuole elementari ci dovrebbe essere proprio educazione finanziaria, ma io ancora non vedo, nulla del genere. Fammi sapere se anche tu la pensi nello stesso modo in un commento scrivendo educazione finanziaria. Altra cosa è che siamo portati ad andare alle scuole superiori, poi all'università, per chi vuole andare, o comunque tutto in funzione del diventare dipendenti, quando invece dovremmo capire che ci sono diverse opzioni e scegliere quello che è migliore per noi senza avere una strada già prefissata. L'università non è la soluzione, è un'opzione, ma è un'opzione non solo per fare il dipendente, ma magari per crearsi una propria attività nel campo che ci piace di più.
di più. Ripeto, io stessa che ho studiato economia vedevo per un determinato periodo della mia vita comunque fare il dipendente. Ho capito che invece potevo fare altro e nel mio caso mi piaceva anche fare altro, perché ognuno di noi è diverso, solo dopo aver fatto il dipendente e aver capito che non solo potevo fare il dipendente, potevo creare una mia attività e magari questo poteva essere migliore per le mie caratteristiche. Inoltre a scuola è tutto legato un po' con la scuola, devo dire la verità, perché comunque passiamo tante ore della nostra vita a scuola per tanti anni, questo ci forma in modo particolare ed è anche l'allenamento al pensiero critico. Forse nella realtà dei fatti non so se vogliono che noi cominciamo a pensare con la nostra testa e quindi capire effettivamente quello che è giusto per noi, per il mondo, e nessun allenamento al pensiero critico, che invece è fondamentale per guardare il mondo con occhi diversi. Altra modalità che ci porta a rimanere nel nostro stesso status e non evolvere sono le credenze sui soldi. Questo deriva dalla nostra società. I soldi molte volte, anche inconsciamente, vengono visti come qualcosa di brutto, negativo, sporco. L'italiano medio, quando vede una bella macchina, non pensa a come poterne avere una anche lui, ma come tagliarle le gomme. Indro Montanelli. E questo è vero, molte volte si pensa, proprio per una cultura che ci viene in qualche modo inculcata cosciamente o inconsciamente da bambini, che chi ha i soldi li ha fatti non pulito, ok? Fregando gli altri. E questo ci porta a non valere più soldi e a non cercare il modo per averne di più, perché associamo ai soldi qualcosa di negativo. Altra cosa fondamentale che servirebbe tantissimo è quello di avere delle competenze trasversali. Molte volte studiamo per compartimenti stagni: storia, geografia, italiano, ma tutto è collegato e soprattutto si fa poca pratica nelle scuole, e servirebbe, oltre ai concetti teorici, fare più pratica e sviluppare le competenze trasversali che vanno oltre la singola materia. Inoltre la scuola, per quanto mi riguarda, non cerca di valorizzare i singoli talenti. Ricordo ancora quando ero a scuola elementare, in prima elementare non c'erano allora cellulari, nulla, e la maestra di allora, nonostante io fossi comunque una delle persone che comunque era capace a scuola, avevo buoni voti, disse in uno dei primi incontri ai miei genitori che mi distraevo facilmente e mi definì come distrattona, e io ricordo ancora quelle parole. Non le venne mica in mente che forse mi distraevo perché le sue lezioni erano particolarmente noiose, e io per anni ho pensato di essere una persona che si distraeva facilmente perché mi era stato affibbiato quell'aggettivo, e quindi dicevo ok, sarà così. Dopo anni però ho capito tutto questo, che forse è vero, ok, magari mi distraevo, però nonostante questo avevo buoni voti, e forse il vero motivo per cui mi distraevo è che la mia insegnante non sapeva coinvolgermi in modo particolare, e soprattutto non si fece alcuna domanda in merito, e pensava che il problema fossi io e non che forse anche dall'altra parte mancava qualcosa. Mettete un bambino che si distrae facilmente davanti a un qualcosa che lo interessa particolarmente e ditemi se in quel caso tende a distrarsi o meno. Con tutto questo che cosa voglio dire? Che è vero, ok, magari partiamo da livelli diversi perché ognuno di noi ha una situazione diversa, però è vero che la scuola, l'ambiente, la nostra cultura non ci portano a cercare di evolverci, ma a cercare di puntare in basso. Fammi sapere tu che cosa ne pensi di tutto questo in un commento. Sarei contenta di sapere la tua opinione. Lasciami comunque anche un ciao, un grazie, un punto, una virgola, un punto esclamativo, un segno di vita. A te non costa niente, ma a me aiuta a far crescere il canale e a creare contenuti sempre migliori per te. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video
sul risparmio e gli investimenti. Io ti mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!